l'idea di realizzare un evento del genere? Allora, noi ogni anno, negli ultimi 5 anni, che sono gli anni in cui io sono all'Assonuto, abbiamo sempre iniziato la stagione agonistica con una festa beneaugurale che coincide con gli inizi di ottobre, quando si apre l'anno sportivo. E in questa occasione amiamo riunire le persone che ci sono sempre vicine, quindi il sindaco di Piedimonte Matese, così come le autorità di Caserta dello Stadio del Nuoto, che ci danno la possibilità di svolgere questo sport che non è senz'altro facile. Quindi abbiamo bisogno di persone che capiscano qual è il sacrificio che fanno i ragazzi nel momento in cui decidono di fare un'attività agonistica, quali sono le difficoltà che noi incontriamo purtroppo nel sud Italia per poter portare dei ragazzi a dei livelli nazionali ed internazionali, e abbiamo bisogno anche di compattare tutta la squadra, perché è anche l'occasione per riunire tutti quanti insieme con i genitori, che sono una parte preziosa perché collaborano assolutamente nel portare avanti e indietro i figli, e anche è l'occasione per premiare i ragazzi che la scorsa stagione si sono contraddistinti con dei premi in denaro e delle pergamene. Importante sarà anche nel corso dell'evento il tema dello sport come medicina. Assolutamente, lo sport come medicina è senz'altro uno dei fiori all'occhiello che noi possiamo vantare sul territorio, in quanto, a parte che diciamo, nella società odierna il pericolo della sedentarietà, della noia, prevalica su tutta la dipendenza dai telefonini o dai videogiochi anche, e quindi invece lo sport è un modo comunque sano per occupare il tempo, per avere passione, e poi insegna a cadere e a rialzarsi. E questa secondo me è la cosa più importante, diciamo, più del risultato finale, che poi alla fine nel nuoto vince solo uno. Ma la cosa più importante è che proprio ciascuno deve battere il proprio limite, e questa è una grande scuola di vita che è a prescindere da quello che è lo sport fine a se stesso, ma si può riversare in tutti i campi poi nella vita a venire. Vincenzo, cosa rappresenta per te il nuoto? Bella domanda, potrei dirti tutto, ma potrei dirti niente. Il nuoto è uno sport diverso da altri sport, perché comunque è individuale, è una continua lotta contro te stesso, contro i tuoi limiti. In particolare, io posso dirti una storia personale, perché comunque mi ha aiutato nei momenti comunque più difficili, perché avendo subito due tipi di operazione, l'anno scorso comunque ho investito tutto l'anno per quest'anno. Comunque è uno sport che ti forma da tutti i punti di vista, sia caratteriale, sotto tutti i punti di vista. Dunque lo consiglieresti? Assolutamente, assolutamente sì, perché comunque ti tiene lontano dalla strada, anche visto il giorno d'oggi come stanno andando le cose, ti forma, ti educa, anche ti circonda di belle persone, soprattutto gli allenatori, gli amici. Come riesci a conciliare la tua vita di tutti i giorni con il nuoto? Allora, io solitamente esco tutti i giorni all'1:20 e 2 volte alle 2:20. Non è molto facile comunque per la vita di un adolescente, perché comunque bisogna rinunciare a molte cose. Però, siccome è una mia passione, comunque il tempo lo trovo, perché dopo che torno dalla piscina studio magari fino a tardi per riuscire a conciliare entrambe le cose. Consiglieresti ad un adolescente o un ragazzo della tua età di intraprendere un viaggio simile al tuo, nel quale effettivamente, lo dicevi prima, ci sono delle rinunce, però magari anche dei grandi compensi? Sì, lo consiglierei, perché se una cosa si fa con passione si riesce a portarla fino alla fine, quindi lo consiglierei a tutti, in tutti gli ambiti, comunque non solo nello sport, ma nella vita. In che modo, in quanto presidente dell'AGIS, è vicina alla squadra Assonuoto? Diciamo che abbiamo dato la nostra massima disponibilità nell'azione programmatica della squadra. Quest'anno avevamo fatto una programmazione anche sulla tariffazione, però abbiamo capito che l'agonismo in provincia di Caserta è rappresentato assolutamente dall'Assonuoto e da qualche altra società, e quindi abbiamo cercato in tutti i modi di agevolarli con una tariffazione migliorativa, peggiorativa rispetto al passato, ma migliorativa rispetto al presente, in modo da poterli rendere agevole il percorso per questo nuovo anno che si approssimano a disputare. Il rapporto del comune di Piedimonte Matese con una realtà così bella come quella del nuoto. Ringrazio gli amici Nicola e Ida per quello che fanno per il territorio, per i nostri ragazzi, ottenendo sicuramente ottimi risultati. E certamente noi come amministrazione dobbiamo sostenere queste attività e applaudirle nei momenti giusti, come stasera, insomma.
Ragazzi, vi aspettiamo in piscina! Iscrivetevi! Tutti possono diventare campioni! Basta crederci!